Bella rega, io sono l'Arcaled e oggi credo che finiremo la nostra avventura nella città di Guan, nel villaggio di Guan, scusate, perché dovremmo andare a incontrare Dede, la persona che cercavamo per sbloccare o limitare il potere del Rata. Ma prima di continuare, volevo sollevare un dubbio. Abbiamo battuto la Seltas Regina, ma la guida dei mostri, la mostropedia, questo mostro non appare. Non appare. O sono scemo io che non lo vedo, oppure c'è qualcosa che non cosa. Sembra strano questa cosa. Cercato dappertutto e non c'è. È veramente strana questa cosa. Nella mostipedia invece, d'altronde, non ho controllato. Prende Scilla. E questi più che sono? Saranno i Palamute, presumo. Forse prima questi non c'erano e sono stati aggiunti con l'aggiornamento. Bah, rimarrà un enigma, perché avevo intenzione di andarmela a cercare, però se vedo che, non... che adesso sono un po' più acuto nel spendere il tempo in termini di quality of time, perché ne ho perso tantissimo andando a cercare il Tetsugabra, per esempio, che non è possibile catturare. E quindi mi sono detto, vabbè, prima di andarmela a cercare me vado a vedere se la mostripedia mi dice qualche cosa. E non mi diceva niente. Come se non avessimo sconfitto. Stranissima questa cosa, veramente strana. Così non me lo sono proprio andato a cercare, di fatto. E però sicuramente al termine di questa, di questo episodio lo andrò a cercare, a vedere se appare in quelle zone o se appare in altre zone di questa mappa, perché ne voglio uno. Il punto principale è quello. Ora, cosa aspettarci da questa missione? Facciamo il classico predict, vediamo se ci azzecchiamo. Allora, il Beriot sta sempre lì, potrebbe comunque essere un Beriot da qualche parte, perché dubito che ci facciano fare una missione solo di dialogo dove dobbiamo solo parlare con Dead. Sicuramente apparirà qualche mostro, sicuro. O addirittura è lui che comanda un mostro particolare e dobbiamo sconfiggere lui. Sarebbe ancora più clamoroso. Ma se non è un Beriot, l'unico altro mostro che manca l'appello in un bioma come questo, anche se forse è presto per parlare, sarebbe un Kushala d'Aora, che è un drago anziano. E sarebbe anche il primo drago anziano che andiamo a scontrarci. Contro cui andiamo a scontrarci. Beh, vedremo, insomma. Dove dobbiamo andare? Là dietro. Intanto sto completamente missando, perdendo proprio un sacco di tale rare che, di cui nel momento non ho voglia proprio l'interesse di andare a cercare, perché ripeto, siamo sempre un po' overlivellati, anche se non ho farmato tra una sessione e l'altra. La maggior parte degli scontri che incontriamo li possiamo finire con appunto l'apposito comando che ti fa finire gli scontri velocemente. Ma è sempre lì, è il monte Neo della Mina. O forse è una zona che mi è sfuggita prima. La saggezza di Dede. Beh, vediamo. Vediamo un po' cosa combiniamo. Anche se potrei fare un episodio in più per fightare lo Zinogre. Potrei farlo tranquillamente. Lesione più 2. Wow. Ci penserò. È sempre in questa zona.
Oh, c'è qualcosa. Dovrebbe essere qui. Ma in realtà, cioè, ma non c'è. Punto. C'è del vapore laggiù. Dede potrebbe essere lì. Ha un debole per le sorgenti termali. Potresti aver ragione. Andiamo. Mi sfugge qualcosa. Cioè, vabbè, in che senso dovrebbe essere proprio qui? Cioè, non ha senso, perché noi ci siamo passati anche prima qui. Questa cosa mi ricorda molto un pezzo. Ah, ok, qua c'è un passaggio che era chiuso probabilmente prima. La sorgente termale è lì. Per fortuna il capo ci ha lasciato il cancello aperto. Per fortuna il capo, certo. Proprio lui. Ah, ma qui io ho la possibilità di trovare un tonno spada. E no. E no, io il tonno lo voglio, lo voglio. Proprio lì, aspetta. No, là c'è il salto, mi sa. Dimmi il tonno spada. Non ti chiedo niente, dimmi che è un tonno spada per me. Sì! E andiamo. Ne manca soltanto uno per potenziare l'arco. Anche se c'è l'arco del Tobi Kadachi che incombe, che potrebbe essere un valido arco, visto che di Tobi Kadachi ne ho fatti un bel po'. Però siete lenti quanto. Ma maga, qui c'è pure una gattoana. Dicevo, mia, presto un chiosco anche nei giorni, controlliamo, sì. Okay. Dicevo, mi ricorda molto questa storia. E poi non c'entra moltissimo, però me la ricorda questo aneddoto di un pezzo di Diablo 3 dove appunto c'era il templare che dice praticamente la magia nera non potrà fermarci, ma la volontà di un templare è più forte, una cosa del genere, adesso non ricordo bene, e spacca questi pali. E tu stai lì tutto il tempo perplesso e dici, ma sono dei pali, non è magia nera, cioè nel senso. E quindi qui è un po' uguale, qui ci siamo passati, ma di fatto non aveva senso che fosse lì, proprio lì, visto che ci eravamo già passati prima. Sono un'altra parte della mappa questa. Ah, ma aspetta, quelli punti interrogativi sono i geyser. E lì c'è. Ma allora. Quindi. Qui non ci si può passare. Ma perché? Andiamo a prendere questo oggetto qua sopra. Ok, zen, così, gratis. Regalati proprio. Allora, vediamo un po'. No, qui niente, insomma, non si passa. Vediamo di qua. Qui ci vuole spaccaroccia. Qui uguale a prima, non si passa. Aspetta, c'è un. Ok, l'avevo visto sulla mappa. Un Bambra. E ci ha preso lo stesso. Nabra, poi, vabbè. Io chiamerò sempre Bambra. Ok, dunque qui praticamente non si va da nessuna parte, vero? Setto lampo. Queste sono delle scale. Non si può passare qui. Qui nemmeno. Credo non si possa passare. Eh no. Qui è un po' lo stesso discorso, sono dei pali, abbiamo dei mostri che distruggono gli alberi quando ci passano vicino e i pali ci bloccano. Vabbè, faremo un altro. Ci sarà un'altra strada sicuramente. E adesso mi sfugge. Aspetta un po'. Ah, non ci avevo pensato in effetti. Questo possiamo prendere l'oggetto. Troppo tranquillante.
se non sbaglio, troppo tranquillante per gli avversari tecnici. Il fatto che funzioni, insomma. Ma qui alla fine dietro c'è solo un'altra chest di quelle blu, tra l'altro. Sto analizzando la mappa. Dobbiamo prendere questo. E questo ci porta qua. Boh, riproviamo un attimo. Indietro non ha senso. Anche qua c'è qualcosa. È un salto, tipo. Non mi sembra. Mi sfugge. Mi sfugge qualcosa. A meno che la chat contiene un qualcosa per aprire le palizzate. Dio mio, veramente? E quindi ci serve spaccaroccia? Eh già, non ce l'abbiamo. E qui c'è una gattovana. Beh, proviamo così a questo punto ad andare a vedere cosa c'è dietro la roccia. Mi pare l'unica soluzione, perché di qua è la strada per andare dall'altra parte. Tra l'altro, non mi dà il congelamento. Ma che cazzo? Qui non c'è una sorgente del mare. Mi chiedo se sia formata a causa del cratere. Ma cosa è successo, ragazzi? Cioè, io mi sono teletrasportato nella gattovana. Conoscendo te, si sarà immerso sul fondo della sorgente termale. Esci fuori, nonno. No, aspettate un attimo. Forse si sta nascondendo. Ma deve essere qui, no? Mia, cos'è stato? Un lagombi. Ok. Nulla di impossibile da battere. Mia, wow, un lagombi. Questi mostri strisciano molto velocemente e dispongono anche di un rito incredibile. Ma abbiamo incontrato un bug, un glitch? O sono io che sto pesciando male e sto sbagliando qualcosa? E anche loro hanno detto non c'era. Non c'era, adesso si sarà formata dopo che. Ma non ho capito bene questa cosa. Non ho capito. Vabbè, affrontiamo sto lagombi e. Do per scontato non sia un mostro forte. Mi aspettavo il cucciata, io chissà che cosa mi ero fatto in testa e. Vabbè. Però, dunque, allora. Qui possiamo sfruttare un po' di cose. No, ho sbagliato. Vabbè, fa niente. Volevo paralizzarlo, ma sono stato troppo frettoloso. Utilizzeremo un'altra strategia. Che pigna. Ma se non sbaglio lui fa velocità, giusto? Di tecnica ci vuole. Però noi adesso prendiamo lui. L'arco lisca. Perfetto. Ok, come vedete questa abilità ci dà questo buff che è questo simboletto celestino, appunto quello del legame con una freccia in su, e aumenta la carica dei legami quando facciamo i test a testa, soprattutto ne ce ne dà un botto ed è utile per questa strategia. In realtà è un investimento da fare all'inizio del fight fondamentalmente, perché adesso noi possiamo sia fare una vernice paralitica, soprattutto
Una culo sonno. Ah, sì, ho ok. A questo punto carica. Lui fa già culo sonno, perfetto. Dai, va. Frostfang. Che attacco potenza. Si è arrabbiato. Adesso farà attacchi di tipo potenza, se non sbaglio. Quindi ci vuole un tiro perforante. Un misto di paralisi, perfetto. Oh no, l'ha mancato. Ma perché? Non me ne ero preso conto. Credo facesse la culio. Qui ci ha fatto la lancia. Allora, lancia pesante. Di nuovo, no? Facciamo le cose per bene. No, c'è un attacco normale semplice. Però a sto punto utilizziamo la famenza. Allora, abbiamo detto che lui fa velocità, giusto? E no. 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 Lui fa potenza adesso. Ok. Ok. A 179. Ah, è inefficace la poliotonna, ecco perché. Ok. A questo punto cambiamo strategia con il mostri. Facciamo aggancio automatico. E qui invece facciamo una carica spallata al B. I signori danni comunque. E adesso invece l'attacco velocità lancia pesante. Le zampe così. Per gradire. E noi invece. Lui che cosa. No, devo vedere. Fammi vedere. Sembra ancora arrabbiato, sì. Mi farà ancora attacchi potenza. Vai. Colpo congelamento. Difesa elementi, ottimo. Tempismo perfetto. Bam, 437. Mo se lo via. No, mancato lo stesso dopo che ho fatto l'agganciamento. Stiamo scherzando. Stavo scherzando prima. Allora non serve a niente questa abilità. Cioè è forte, però se mi sa quando fai l'agganciamento prima. Sinceramente, stiamo a scherzare. Che c'è? Centri pugno, dinami pugno, cos'è? Ah, ci cura lei con suoni calmanti. Quindi a questo punto, visto che ha perso la paralisi, ce la rimettiamo. Scusate ragazzi, ma la chiamata di lavoro mi ha interrotto, quindi non so a che punto eravamo, sinceramente. Dunque, sì, ok, dobbiamo sconfiggere la combi. Allora, vernice paralisi T, sì, perché dovrebbe fare velocità. Sì, rompiamo anche le zampe, forse. Perfetto.
Ed è a terra, ottimo. Allora, se è a terra, pare ovvio scusare lei. E poi, allora, voglio strafare in realtà. Tra l'altro ti ha tolto la paralisi, ok. O forse non già non l'aveva più, non lo so. Vediamo, vediamo. Qui è uguale in realtà, però dobbiamo caricare qua. No, perché ho in mente un'altra cosa. Facciamo questo. Minchia, 496 di critico con un attacco normale. Interessante. Ok, la combi si sta riprendendo. Lancia pesante. In realtà no. In realtà adesso è meglio che lui faccia comunque la Curio Sonno. E noi facciamo una tecnica. Ci facciamo l'attacco doppio. No. 524 danni senza crittare. Vabbè, questa era una combi, raga. Cioè, io mi aspettavo un po' di più per questo episodio, sinceramente. Mi aspettavo un po' di più. Però ci ha sorpreso il fatto che forse abbiamo trovato un glitch, un qualcosa di strano. Day-Day would be here. He loves hot springs. Invece non c'è. I even brought him some steamed moss as a treat. Muschio al vapore per regalo, cosa? Invece lo Jagus, no. There's Day-Day. I knew he'd be here. Oh, that's him. È lui? Yes. Ma veramente? Channeling for riders. He can also bring out a monster's true power. Oh, Day-Day, old buddy, old pal. How's it going, Pops? We've been looking for you everywhere. Ma era diverso dal flashback, molto diverso. Hot spring dumplings. We brought you some steam moss. Hot spring dumplings. Ma I'm not sure what you want. I think these will do the trick. Here you are. È praticamente un K. Cioè è un riferimento palese. Mi fa mi fa scassare proprio quella faccia, mi fa morire da risate proprio. Con gli occhi bianchi e il cerchietto nero. Oh, Day-Day, please come out. Please listen to us. Won't listen to me, but when it's a cute girl, he's all ears. Hai capito? Oh, adesso sì, i vestiti sono i tuoi. But for that, his true power must be awoken. Now let's say I do that for you. Then what? If it turns out that his power is cursed, then we'll need to get it sealed. Old Day-Day, we heard that you know the way to do that. Sure do. However, I'm not teaching you that. Come ho intenzione di dircelo? Don't be like that. Nature should be left alone. Awakening a monster's power just to seal it back if it's not what you wanted. Doesn't that seem a bit selfish? Infatti. You've got a point. Sono pienamente d'accordo con lui. Channeling for riders? Isn't it the same thing? People controlling monsters and making them do their bidding. You can't be serious! Are you saying the right of channeling should be banned? He's not saying that. There's a reason why only chosen riders are able to undergo the rite. Yep. Now, as for sealing power, it's no easy task.
What are you doing? A little demonstration. Premendo il potere provocherai uno squilibrio. Esatto, bravo. Creando un'anomalia. Questa anomalia no. Esatto. Ok. Quindi la luce è un po' come un vulcano sulla, sotto la terra, sotto la superficie terrestre. Ok, so what is? The lesson's over. And now you must find the answer on your own. Oh, Dede! Wait up! Quindi abbiamo fatto tutto per nulla, in fondo. Poi ci ha dato questo insegnamento molto zen. D'altronde i dubbi portano alla morte. All this searching just for that? But I can understand his point of view. Oddio, scusate, ma sto ancora pensando. Tuttavia capisco il suo punto di vista. Ok. A me è sembrato che ci stesse prendendo per i baffi. Forse non ci ha voluto insegnare il modo di sigillare il potere perché non si fida di noi. Convinciamolo con un altro po' di quel muschio a vapore. Magari se lo prendiamo con le buone. Non credo che sia il modo giusto. Bacio. I think old Dede acted that way because he sensed doubt in your heart. Secondo me Dede ha reagito così perché ha percepito incertezza in te. Esatto. Il dubbio porta alla morte. Non ti preoccupare, Tocio, presto troveremo la risposta che sta cercando. A quel punto dovrà votare il sacco. Cos'era quel rumore? Sembrava il rumore di un cadere che si apre. Andiamo a vedere. Quindi se effettivamente è come dice Dede, vuol dire che qualcuno, qualcosa, sta reprimendo il potere di qualcos'altro. Non è detto che sia per forza il nostro Rada, perché noi adesso non stiamo facendo niente con Rada, sta crescendo, semplicemente si sta... è ancora cucciolo, tra virgolette. Quindi... non siamo noi che stiamo agendo sul questi crateri, non è errata. È un qualcos'altro, secondo me. Poi magari mi sbaglierò, non lo so, però. E non so se continuare da qui perché in realtà siamo a un buon punto. Beh, andiamo a vedere, dai. Ah, ma qui adesso mi segna il congelamento. Tra l'altro ci sono solo tre brume calde. No. Vuoi vedere che adesso ci ha sbloccato? Esatto. Ma allora dove cavolo eravamo prima? Che so, cioè quello è il nostro Kaiser, proviamolo. Ma... quello che vi dicevo prima, ma prima dove siamo passati noi? Mi sfugge qualche cosa. Vabbè, vediamo cosa c'è dietro la roccia a sto punto. Perché ci siamo. Nutrimento difesa, interessante. Qui c'è una scelta, o questo, quello.
Io penso che sia più quello che questo. Ma prima passiamo da questo. Per completezza, per esplorare un po' di più. Infatti qua c'è una chest. Amuleto addestramento per 3. Nulla di particolarmente utile, ma sempre utile per fare qualcosa. Diciamo ci sta. Ci sta. Mi aspettavo qualcosa di più. Di più. Quindi è il secondo per andare avanti. Ma dietro c'è qualcosa? No. Sette. Ok. Qui c'è un geyser. Questa è la direzione dell'uscita. Ah, ti dicono anche dove ti aiutano anche. Molto interessante questa cosa. Evitando quel barro come la peste. E invece prendo il concio mimetizzato con la neve. E vabbè. Poi abbiamo la fine rapida per fortuna. Vedete, non c'hanno neanche un minimo di exp praticamente. Neanche un centesimo. Venuto nel nostro rifugio. Ok. Polvere di vita. È apparso un cratere. Ehi! È un missile! Non ho fatto in tempo a leggere. Vabbè. Grazie la Colombi. Eh già, è proprio un bel cratere. Cosa salterà fuori da questo cratere? Un Beriot? Scala? Io spero più il Beriot, devo essere sincero, perché così vuol dire che forse si può catturare, si può ottenere. Perché per adesso non mi pare che i mostri... No, un Leggiana! Vi prego, no! Un Leggiana. È un Leggiana. Ma non si è ancora infuriato. Dobbiamo occuparcene subito, socio. Per fortuna non si è ancora infuriato. Ok. Allora, Leggiana è in grado di immobilizzare la preda con dei getti gelidi, per poi finirla ripiombandosi su di essa. Ok. Allora, attacchi velocità, potenza o tecnica? Bella domanda. Bella domanda, non lo so, perché è un mostro molto bilanciato secondo me. Prima quello che hanno intanto. Mettiamo l'arco. E sì, attiva con la tecnica paralisi più sonno. Se ha effetto, ovviamente. Ok, fa velocità. Abbiamo azzeccato il Feric. È inefficace la paralisi? Beh, un po' me l'aspettavo, sarebbe troppo facile. E neanche, niente, neanche il sonno. Vabbè. A questo punto andiamo di danno massiccio. Interessante. E ha preso con la lancia. No, sto sbagliando. Però allora, pendente caricato ci vuole.
Velocità abbiamo detto, giusto? Quindi tecnica. No, aspetta. Giusto. Yes. Cambiamo strategia. Beh, ormai è ovvio e scontato questo. Quindi se poi c'è la velocità, adesso secondo me farà potenza. Però potrebbe anche fare tecnica, visto che sfrutta delle tecniche per congelarci. Comunque non saprei. Non saprei proprio, ragazzi. Boh, io vado di velocità. E ci ho preso. Devo dire che fa un buon danno il corno da caccia, scusate. Ma quanto spingi? Maledetto. Oh, finalmente, in sella. No, ci fa un'abilità, dobbiamo bloccargliela, colpo di coda ghiacciata. Comunque bellissime sono queste animazioni. 330, interessante. Non particolarmente alto, ma interessante. Abbiamo rotto il corpo. Ok. Posso fare altro che continuare ad attaccare. Colpo di coda ghiacciata, stavolta che lo prendiamo tutto. Comincio anche a intuire. E vola, ci attaccherà dall'alto. Bene, sappiamo cosa fare qui. Una bomba lampo. Inefficace? Ma perché? Perché è arrabbiato forse? Ma no, questa cosa non me l'aspettavo. Quando devo usare la bomba lampo non funziona, ma perché? Ma come? Ci dicono prima, con i mostri volanti vado alla bomba lampo e poi non... Ok, va bene. Ce ne faremo una ragione. Ma non ho visto... Ah, fa attacchi tecnici. Quindi potenza. Dobbiamo trovare il modo di afferrarlo. Eh già. Forse colpendolo così alle gambe. Sì, ha funzionato. Cominciamo a utilizzare un po' di buff, cioè. Okay, 323 ha crittato. Un momento, la luce sta diventando più forte, sta avendo degli effetti sulle Giana. No, sul serio? Ma stiamo scherzando.
velocità, giusto, sì. Furia. Oh mio Dio, era scrittato fino a mo'? Fino a questo punto? E la madonna, che cos'è? Secondo me adesso, esatto, entro in scena errata. Si aprono le ali. Wow, è un occhio di drago, tipo. Ma sono navi del Valzac. Del Vastrax, scusate. Navi del Vastrax, praticamente. Ma anche perché non conosco altri mostri che abbiano. Ma è bellissimo, sembra una fenice quasi, È stupenda questa cosa. Non la sarei mai aspettata. No time to lose, buddy. We've got to hurry after them. I won't let this happen. Ah, vuole evitare che il villaggio si distrugga di nuovo. Stanno proprio andando lì, mi sa. Fortissimo, raga. E vabbè. Ecco appunto. I mulini. No. No. No, raga. Non ci credo. Così gli danno la colpa poi. Però lui ce l'aveva con le giane, in effetti. No, aveva risvegliato il suo potere. Guarda che roba, che spettacolo. Spettacolo le ali. Ecco perché le ali della distruzione. Ora tutto ha un senso. Eppure è diventato grigio, nero proprio in realtà. Plaga la tua furia. Ok. Oddio. Ma è spettacolare questo Rathalos. Colorata. It has the power. I've seen enough. No, that was no more than an ounce of Ratha's power. What do you want to do with that power? Have a good think about it. Dovremmo sconfiggere qualsiasi avversario con quel potere. Sarebbe fantastico, però. Da ogni potere derivano grandi responsabilità. Oggi è la puntata dei proverbi, praticamente. Buddy. No.
Look at this. Chief! What's done is done. As long as we're alive, repairs can be made. We can do it again, together. Avinia, we're so sorry. We promised not to cause any trouble, and now look. It was me who vouched for you. I was hoping that with your help, we could figure everything out and life would return to normal. A silly hope. Avinia! Now we know what Ratha is capable of. He's too much for you to handle. Hey, that's not true! Don't you see? He has the same destructive power as the legendary Ratha. He's far too dangerous. I can't let you be responsible for him. Okay, so what should we do? Return to Ruto? They'll just cage him up. He'll never be free to roam outside again. The Rage Rays don't affect monsters, right? And I thought it was because of their strong bonds with Riders. But if that's true, then why did Ratha go out of control like that? He needs you to be there for him, you know. But how do you feel? He needs to know that you will protect him, no matter what. And now, you must find the answer on your own. Did you figure something out? Credo che tu abbia capito qualcosa. Hey, where are you going? To old Day Day, I bet. You mean to give Pops the answer? Dai, ha detto la risposta. Addirittura. La risposta. Beh, questo dovremmo aspettare per vederlo, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordate sempre che la lag sia con voi.